un po' al di sotto nel primo tempo, sicuramente molto meglio nel secondo tempo. L'avversario era forte, quindi ci voleva più continuità dentro la gara. Il fatto di essere andato subito in svantaggio ci ha sicuramente un po' destabilizzato, ma poi l'abbiamo ripresa, abbiamo giocato, abbiamo provato a vincere. Purtroppo non ci siamo riusciti e ci dispiace perché sarebbe stata una vittoria importante per noi, per la classifica, per il prestigio, per i tifosi che ci hanno sostenuto anche loro oggi per tutta la partita. Però questa è la Champions e quindi dobbiamo pensare a lavorare ancora meglio e a crescere ancora di livello perché gli avversari sono veramente forti. Dobbiamo continuare a crescere, comunque rimaniamo una squadra molto giovane, comunque rimaniamo una squadra con parecchi ragazzi che non avevano mai giocato in Champions, quindi queste sono tutte esperienze che ci serviranno per migliorare, ci serviranno per valutare bene le situazioni e per capire che a questi livelli veramente il tasso tecnico, il tasso di attenzione, di concentrazione, di intensità deve essere massimale per 95 minuti. È chiaro che questo è stato un periodo dove abbiamo avuto difficoltà a livello anche numerico, difficoltà di qualche infortunio che mi ha impedito anche di far rifiatare qualcuno e giocare in 3 giorni ai nostri livelli non è sicuramente semplice, però sono assolutamente soddisfatto della risposta dei miei giocatori, della voglia che ci mettono, della caparbietà, perché insomma siamo andati sotto e comunque siamo riusciti a riprendere una partita, abbiamo provato fino alla fine a cercare di vincere, quindi questo dal punto di vista caratteriale questa squadra sicuramente non mi delude mai. Adesso c'è il derby, chiaramente abbiamo bisogno di recuperare energia, ma è una partita talmente importante per la classifica, per la nostra tifoseria, per noi stessi, insomma, che faremo di tutto per prepararla al meglio e ci sarà il tempo per recuperare energia e per mettere in campo il nostro massimo potenziale. I tifosi nostri sono veramente fantastici perché soprattutto nelle difficoltà non smettono mai di incitarci, di sostenerci e se abbiamo provato fino alla fine di vincere è stato secondo me anche merito loro. Mi dispiace perché non abbiamo iniziato bene, tutti lo sappiamo, abbiamo visto tutti quanti che non abbiamo fatto un buon primo tempo, però al secondo tempo poi siamo usciti a essere noi. Dispiace perché ci abbiamo provato, però è andata così. Al secondo tempo siamo andati benissimo in campo, abbiamo creato tante palle gol. Si sa che la Champions è difficile, è un ritmo molto più elevato rispetto al solito, però non siamo contenti perché abbiamo raccolto pochissimo. Però abbiamo fatto buone partite, ripeto, dispiace perché dobbiamo vincere stasera. I tifosi sono fantastici e dovevamo regalargli una gioia, però speriamo di regalargliela domenica. We could have won the game. I think we were lucky a few times with offsides and stuff like that. But in the first half, I think they made it very difficult for us to play, and it was hard to find the space. And yeah, they defended really well, and they had a good press. In the second half, I think we had a bit more energy and we pressed higher up the pitch and we forced them into mistakes and we managed to score a goal. But we just couldn't get the second goal in the end. We showed at Anfield and against Atletico that we can play at this level. The only thing that was missing was the results and yeah, we've been trying to get the results and it's been difficult. And I think today, we managed to get a point when we wanted to win. It's difficult to take, but it's still not over. We can still qualify, and we have to keep believing till the end. That's the main thing. So hopefully we can do that and then qualify. But yeah, I'm a bit disappointed with tonight. Yeah, move on to that game now. It's a big game for us, for our season, for the fans, for the club, for everyone. So we have to be ready for that game. We have to recover and prepare right for that game because it's a big one in the season. And hopefully we can get the 3 points.